Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo haul. Quanto sono contenta, da 1 a 1000? 1000! Come ben sapete, quando si parla di Shein c'è sempre grande gioia. In particolare, oggi c'è una gioia ancora più grande. Vi devo fare una premessa. Io a settembre comprai un paio di pantaloni da Shein che purtroppo, lavandoli a una temperatura sbagliata, eccetera, mi si sono tutti accorciati e stretti. Io è da quel giorno che sono alla ricerca di questi pantaloni su Shein che ovviamente risultavano esauriti. Ma ragazzi, li ho ritrovati. Questo haul in realtà è solo grazie a questi pantaloni che appena li ho ritrovati, li ho comprati e ho detto: che fare? Non compro altra roba? Cosa faccio? Un carrello di un solo prodotto? Ma quando mai? Ma quando mai? E allora mi sono un po' sbizzarrito, ho comprato un po' di cosine che guarderemo adesso insieme. Quindi bando alle ciance, come sempre, e iniziamo i pantaloni famigerati, dove li faccio vedere giusto velocemente, così passiamo al resto. Questi li ho già fatti vedere in uno scorso haul, se volete andarlo a recuperare ve lo lascio nella descrizione. Sono questi meravigliosi pantaloni, io qua mi arrampico come sempre come una scimmia per farvi vedere. Comunque sono dei semplici jeans non stretch, rosa e lilla semplicemente. Mi raccomando, consiglio dell'Ilarione: se comprate questi jeans lavateli a una temperatura più bassa di 40 gradi, proprio io li laverei direttamente in una bacinella per stare sicuri. Così, che dire, erano belli un tempo, rimangono belli, mi piace troppissimo, finalmente toccano per terra come voglio e niente ragazzi, fittano da Dio. Passiamo al prossimo prodotto. Tra l'altro oggi ragazzi avremo un sacco di prodotti diversi, non solo vestiti, anzi per lo più saranno accessori e altri vari oggettini. Sì, perché ne avevo proprio bisogno, cioè è stato un po' uno shopping creativo e all'ultimo secondo, infatti ci sono stati anche degli errori ovviamente, ma comunque errori felici che alla fine hanno portato a qualcosa di bello. Poi vi spiegherò man mano che il video continuerà. Visto che me ne sono dimenticata al principio, lo faccio ora, quindi ragazzi iscrivetevi al canale se questi video vi piacciono, ne farò molti altri, poi soprattutto andando verso l'estate ho tantissime idee. Commentate, fatemi sapere che tipo di video potrebbero piacervi, insomma aiutatemi anche voi con la creatività, che altro dire. Ringrazio chi si iscrive sempre, chi commenta ma anche chi non commenta e chi non si iscrive. Vi voglio bene a tutti. Mua. Oggi sono un po' pazza. Andiamo avanti. Oggi i capelli non so dove metterli. La prossima è una cosa un po' pazza che capirete secondo me meglio quando me la vedrete indossata, perché così non si capisce molto. Intanto si intravedono dei brillanti. Quest'estate sarà all'insegna del brillante. Tra l'altro ho anche un po' osato con i colori perché ho comprato questo bel toppettino tutto pieno di lacci dietro, verde, verde smeraldo brillantoso. Allora, il tessuto, vi dico, un po' ruvidino, non è sicuramente high quality, non è molto elasticizzato, però essendo molto grossettino non penso che vada da tutte le parti, perché di solito quei tessuti un po' leggerini, svolazzanti, vanno sempre un po' da tutte le parti, quindi rischiano un po' di volare di qua, volare di là, e visto che questo è cioè letteralmente un fazzoletto con dei lacci dietro, direi che è un'ottima cosa il fatto che non sia di un tessuto svolazzante. Questo brillantinaggio generale mi fa impazzire. Cosa dire? Cosa dire? Cosa dire? Meglio di così, ragazzi. D'estate bisogna brillare, brillare come delle stelle. Stupendo, ragazzi, stupendo. Devo dire che ci vuole una sorta di laurea per riuscire a indossarlo, diciamo. Perché, dan dan dan, ecco il dietro, un po' sexy, così. Dicevo, ci vuole la laurea per indossarlo perché, insomma, con tutti questi fili, questi legacci, ci vuole un pochetto. Però, ragazzi, cioè, mi piace tantissimo come fitta. Il dietro è spettacolare. Così per le serate estive, io per il momento l'ho messo senza reggiseno, direi che è l'unica soluzione. Però diciamo che se tirate nei posti giusti tiene tutto al proprio posto. Mi piace davvero un sacco, che ne pensate? Prossimo capo, andiamo sulla semplicità. Trick!
è questa magliettina streminzita che a vederla così sembra la maglia di un neonato. Speriamo mi vada. Comunque maglietta super super casual con un bel draghetto tipo Pokémon. Gli amanti dei Pokémon mi ammazzeranno con questa affermazione. Però ragazzi mi piace tantissimo. Il tessuto tra l'altro mi sembra molto buono e mi sembra bella elasticizzata, quindi anche se è maglia da neonato penso mi possa andare. Come vedete il filo conduttore di questo haul sarà il verde, ma poi capirete perché. È tutto collegato in questo haul, è tutto collegato. Capirete poi con gli accessori perché ho azzardato con il verde. Altra magliettina molto molto carina con questo draghetto un po' tipo Pokémon. Cosa dire, mi sono tenuta sullo sportivo a sto giro. Allora, non è proprio larghissima, diciamo, cioè se prendete anche una taglia in più non succede niente, io ho preso una S. Il tessuto è molto bello, un po' a costine, come piace a me per le magliettine. Mi sembra di qualità il materiale. Ha un po' di trasparenze, devo dire, però comunque il tessuto è abbastanza grossettino. Davvero, ragazzi, devo dire non male, fitta veramente benissimo, mi piace un sacco. Oh oh oh, cosa abbiamo qui? Un top pazzissimo. Non capisco perché sembrano tutti così piccoli, ma in realtà no, questo no. Questo non è piccolo come la maglia da neonato. E che dire? Cioè, si commenta da sola, per me è meravigliosa. Mi è stato detto da molti che sembra una maglia da bambino, però secondo me è così carina questa farfallina. Me l'aspettavo un po' glitterata, in realtà è semplicemente stampata sopra, ma va bene così, un po' di sobrietà ogni tanto, non fa male sicuramente. Ho preso una S e questo tessuto, vi dico, è un po' leggerino, un po' plasticone. Mi ha conquistata questa maglietta con questi due bei filamenti che cadono sulla pancia, insomma, un po' particolare. E poi ha una bella apertura sul seno, quindi comunque anche un po' sexy. Altro grande pezzo, devo dire, proprio meraviglioso, con questi due filamenti che volano. E questa bella farfalla, allora, ha varie chiusure, ne ha 1, 2, 3 e 4, quindi è abbastanza regolabile. Questo è veramente super comodo, è un po' bambinesco, mi rendo conto, però insomma mi sono data un po' alle pazzie. Con questo ordine mi piace davvero un sacco, è super fresca, quindi nelle giornate primaverili un po' più calde, diciamo, questa si porta tranquillamente. Mi piace un sacco, anche con questa collana di perle, secondo me sta molto bene. Qua proprio andiamo sull'hazard. Il prossimo capo è questo reggiseno, praticamente. Allora, che dire, è meraviglioso, non posso dire che non sia stupendo, perché è molto bello. Io me l'aspettavo molto... Ah, e poi dietro è anche... Vedo, non vedo, perfetto. Cioè, vabbè, comunque me l'aspettavo un po' più lungo, me lo aspettavo non vedo, non vedo qua dietro, ma come vi ho già detto questo ordine è stato fatto alla velocità della luce per comprare quei pantaloni, quindi non sono stata a soffermarmi più di tanto sulle singole cose, ho comprato quello che mi piaceva molto e che avevo nel carrello da 1000 anni, e però ragazzi, meraviglioso. Veramente meraviglioso, niente da dire, vediamolo indossato. Guardate come sta bene, veramente super figo, super super figo. Allora, diciamo che me lo aspettavo un po' diverso, mi aspettavo appunto le asticine qui vere, e invece un semplice top, cioè tutto di stoffa, diciamo. L'unica cosa che mi preoccupa appunto sono queste coppe, perché sono piccole, cioè io ho un seno abbastanza ridotto, diciamo. Ma se un'altra persona prende la stessa taglia, magari ha un seno più abbondante, cioè qua dentro non ci sta. E di taglio ho preso una S. Guardate che bei fiorellini questo top, veramente favoloso. Sono tutti ricamati su questo, veramente, veramente grande qualità, perché questo ricamo a me piace tantissimo in rilievo così. Dietro invece è così, trasparentino. Grand final dei top. Questa magliettina, Trick, la donna delle rose, la dame delle rose, si commenta da sola, è una meraviglia. Qua mi aspettavo fosse imbottita la tettina, ma non lo è, vabbè, vediamo come sta comunque. La manica è, vedo non vedo, di retina, e vorrei farvi notare questo dettaglio della maglia. La parte interna è tutta arricciata, quindi dovrebbe fare
un effetto un po' più particolare. Fantastico, fantastic. Non vedo l'ora di provare tutto. Che dire, che meraviglia. Cioè, addosso mi piace tantissimo come fitta. Anche dietro mi piace tantissimo. Passiamo ai punti dolenti. Le coppe, diciamo, sono un po' flosce. Non sta bene attaccato al corpo. E io sinceramente speravo fossero un po' imbottite. Chiaramente speravo che qua ci fossero i ferretti. Il peggio qual è? Che praticamente la spallina fai trrr così e cade. Non è molto salda, diciamo. La manica è, come potete vedere, in garzina, quindi un po' trasparente. Mi piace tantissimo. Ma passiamo alle cose sostanziose, perché mi sono veramente sbizzarrita, come dicevo all'inizio. E da cosa partiamo? Io partirei da una borsa che ho comprato. La spacchettiamo ensemble. Oggi sono un po' francese. Anche se ormai il mio francese è partito e se n'è andato. Qua abbiamo separata la catenina e la borsa, una bella borsa flosciona. Ne ho già una di borsa flosciona di Shein, che però quando viene riempita con i nostri averi diventa molto bella, quindi insomma non c'è da disperare. L'ho comprata perché mi piaceva molto questa catenella in plastica bianca. Ora a cosa passiamo? Passiamo a un'altra borsetta. Questo è veramente un pezzo forte, pelosa ragazzi, pelosa, vi dico, mi piace anche così, da tenere semplicemente da passeggio. Ha all'interno, come l'altra, una bella catenella da aggiungere per allungarla, magari tenerla a tracolla e quant'altro. Mi piace molto la chiusura che si gira. Poi ragazzi, cioè, basta soltanto vedere che è una borsa pelosa per approvarla. Ah, un grande pezzo forte. Oddio, anche questo potrebbe essere del vestiario. Anzi, cioè, è del vestiario, però è sempre un accessorio. Questa cintura è il cinturon del caballero. È una cintura elastica che serve da mettere in vita magari sui vestiti. Ma guarda qua che luxury, con anche la pellicolina. Facciamo anche un po' di ASMR, ragazzi. In oro l'ho comprato, perché l'oro alla fine è sempre bello. Spero mi vada, perché mi sembra molto stretto questo vitino, ma vabbè, dai. Comunque è regolabile. Bene, bene, bene. Passiamo a altre cosucce. Ho comprato... Vabbè, questi ve li faccio vedere insieme, perché è stato l'errore, che però si è rivelato un felice errore. Questi due set di orecchini. Argento, ovviamente, dovevano essere un argento e un oro, ma alla fine li ho comprati tutti e due argento sbagliando. In questo set ci sono anche questi orecchini qua che ho messo oggi. Comunque sono dei semplici orecchini, set da 5 orecchini. Ci sono anche delle perle, anche qua. Questo sembra un po' tipo conchiglia. Sono molto molto belli. Questi mi hanno proprio conquistato da donna elegante, vorrei dire. Sì, donna elegante. Vi faccio vedere anche l'ultimo set di orecchini che ho comprato, che rimandano alla mia scelta di comprare cose verdi, perché ci sono questi due orecchini che sono sulle linee del verde e questi particolarmente li ho visti abbinati bene alla magliettina verde con il drago Pokémon. Mi piacciono davvero tantissimo, questi sono molto 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 particolari e questi invece sono semplici cerchi non chiusi in oro. Bene, passiamo agli ultimi tre pezzoni. Si tratta di tre bei occhialoni. Andiamo un po' a sorteggio. La 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 la. Bene, questo. Vediamo, vediamo. Ma guarda qua. Impacchettato nella plastica, nella custodia, poi nella plastica e ancora in altra plastica. Na na na. Non ci siamo, Shane. Questi sono gli occhiali che ho comprato. Ditemi quanti anni 2000 vibes vi danno. Oh yes, ragazzi, oh yes. Un po' da Anastasia. Prossimo paio di occhiali. Sono già innamorata, ragazzi, di questi occhiali. Proprio, e non saranno gli ultimi paio che comprerò, quindi stay tuned. Però è carino che ogni occhiale venga separato nella sua custodia. Questa è una cosa che Shane apprezzo molto, grazie mille. I prossimi occhiali sono questi. Questi sempre un po' anni 2000, anni 80, così... un po' fashion girl. Ok, questi mi stanno decisamente peggio degli altri, però ragazzi,
che stile, un ilarione alla moda. Questi mi piacciono tantissimo, mi piace il colore, mi piace la vibe. Ok, ultimo pezzone della collection del primo haul estate primavera 2022. Questo è l'apoteosi del verde, ragazzi. Ma che occhiali mi sono comprata, che ridere. Non vedo l'ora di utilizzarli, bisogna usare, ragazzi, con lo stile. Quindi questi li ho comprati, tutti verdi, appunto, che rimandano all'apoteosi del verde che c'è stato in questo video. Sì, sì, mi piacciono davvero un sacco questo taglio di occhiali. Tra l'altro l'ho comprato così alla cieca, non sapendo se mi sarebbero stati bene o meno, però vi dico, non mi dispiace. Ci sono tagli di occhiali che sicuramente mi stanno meglio, ma who cares, mi piacciono tanto. Questo era l'ultimo pezzone, come avevo già anticipato, dell'haul che ho fatto oggi. Sicuramente a breve ce ne sarà un altro, perché non ho finito i miei acquisti per l'estate, absolutely not. Non vedo l'ora che arrivi l'estate, già questa primavera è alle porte, si sente un po' di odorino di primavera, odorino di caldo, e io sono molto contenta. Grazie se avete guardato il video fino a questo punto, e che dire, ci vediamo al prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like, che a me fa sempre molto piacere. Vi ho già detto tutto il resto, e quindi che altro dire, vi saluto, vi mando un bacio e ciao.